Ciao a tutti ragazzi, bentornati su AppleDays.it. Oggi parleremo del nuovo iTunes, l'ultimo rilasciato da Apple per poterci lasciare aggiornare i nostri dispositivi ad iOS 7. Andiamo a vedere il numero di versione ed è la 11.1b110. Questa versione di iTunes cosa porta? Oltre appunto a supportare iOS 7, ci troviamo appunto una nuova gestione delle schermate home sia su iPhone e sia su iPad. Infatti abbiamo tutto diviso diciamo per tipologie, quindi abbiamo le schermate home e le varie cartelle, diviso appunto per cartelle con le anteprime di tutte quante le pagine all'interno delle cartelle. In più abbiamo anche la sezione edicola appunto per vedere tutti i libri o riviste che abbiamo scaricato dentro edicola. Anche su iPad la situazione rimane la stessa. Andiamo a vedere se lo trovo, eccoci qua, e vediamo appunto in questo caso 4 schermate home più la pagina edicola. Andando a cliccare sulla pagina avremo appunto uno zoom un po' privo di effetti, un po' secco, un po' brutto anche da vedere, che ci fa vedere un ingrandimento della schermata home. Se noi vorremmo appunto creare delle cartelle, dovremo come sempre prendere magari appunto Safari, unirlo con Google Chrome, creare la cartella internet. Premere invio e automaticamente ci sarà creata una nuova cartella col nome internet. Poi se vorremmo aggiungere Puffin, appunto, che è pure un browser internet, alla cartella, o la trasciniamo alla ricerca della cartella che abbiamo appena creato e la cosa non è abbastanza semplice, appunto dobbiamo far così, non è quella giusta, quindi bisogna andare qui e trascinarla dentro internet. Oppure, adesso altri browser non ne abbiamo, andiamo un attimino a trascinare la cartella internet sul dock, e ad esempio vogliamo creare, non saprei, un altro tipo di cartella, tipo la cartella social. Allora prendiamo Facebook e Twitter, già nel nome di social network, diamo invio. E automaticamente, se vogliamo aggiungere la gestione delle pagine di Facebook, che è questa qui, all'interno della cartella social network, possiamo prendere, trascinare l'applicazione fino alla pagina Facebook e automaticamente avremo appunto inserito l'applicazione nell'apposita cartella. Secondo noi di Apple Days, questa procedura è un po' più complessa, diciamo, un po' più complicata, diciamo, perché queste anteprime che ti vengono fuori all'improvviso, cioè ti bloccano, non ti lasciano tanto spazio, diciamo, per poter visualizzare le varie pagine. Anche all'interno di iPhone, andiamo su iPhone. Eccoci. Dove appunto le pagine in questo caso sono ben 9, e la situazione comincia a presentarsi un po' più confusionaria, diciamo. Ad esempio, se noi vogliamo raggruppare queste tre applicazioni qua dedicate all'elettrotecnica, dobbiamo appunto scrivere il titolo. Allora, per fortuna in questo caso le applicazioni sono dentro la stessa pagina, e quindi la situazione, cioè la cosa è stata, diciamo, rapida. Se noi invece vogliamo creare un'applicazione appunto per le applicazioni fotografiche, adesso la situazione comincerà a farsi un po' più complicata. Lo facciamo in diretta, configuriamo la nostra schermata home davanti a voi. Adesso ne abbiamo questa schermata qua che non si sa che numero sia, dobbiamo cliccare fuori. Adesso non sappiamo in che schermata eravamo, proviamo ad andare a occhio, dovrebbe essere questa qui, quindi siamo sulla 5. Adesso noi vogliamo introdurre tutte le varie applicazioni di fotografia all'interno della cartella
foto e video che abbiamo appena creato. Quindi se ne prendiamo questa qui, dobbiamo trascinare fino in fondo, andare nell'apposita cartella foto e video e rilasciare. Dobbiamo fare sto su e giù ogni volta praticamente. Passarci tutte quante le varie pagine, quindi cliccare fuori, entrare e uscire. Proviamo una scorciatoia, quindi teniamo premuto il tasto Command su Mac o Control su Windows, selezioniamo più applicazioni, in questo caso sono solo tre, proviamo a trascinarle tutte e tre, vediamo che succede. Scendiamo, foto e video, e le abbiamo aggiunte tutte e tre, per fortuna. Ok, andiamo a vedere se ci sono anche altre. Quindi abbiamo questa qui. Teniamo premuto il tasto Command. Vediamo se il nuovo iTunes ci consente di selezionare più applicazioni da più cartelle. Quindi noi stiamo tenendo il tasto Command sulla pagina 6. Andiamo sulla pagina 7. Altre non ce ne sono. Camera più. E basta. Come vedete, tenendo premuto il tasto Command o Control non si riesce a appunto selezionare più applicazioni da più finestre, da più schermate. Quindi tocca prendersele una alla volta e fare su e giù fino a trovare l'apposita cartella. Eccoci qua. Di nuovo. Andiamo di nuovo giù. Eccoci che ci siamo quasi. Vabbè, comunque dovrebbe essere tutto. Se noi prendiamo questa cartella che abbiamo appena creato, foto e video, vogliamo portarla nella pagina principale e dovremo fare così. Questo è come Apple ha ripensato l'organizzazione delle cartelle all'interno del nuovo iTunes 11. Clicchiamo su Applica e le modifiche verranno apportate. Commenti e commenti al riguardo. Noi di Apple Days, come abbiamo appena detto, non siamo tanto soddisfatti da questo nuovo tipo di gestione delle schermate all'interno di iTunes. Speriamo che Apple se ne renda conto e che studi un nuovo sistema, comunque torni con il vecchio sistema che era un attimino un po' più pratico, un po' più intuitivo, e nient'altro. Aspettiamo quindi nei commenti i vostri pareri, cosa ne pensate, o magari se siete d'accordo con noi, e nient'altro. Al prossimo video, quindi, un saluto a tutti dallo staff di Apple Days. Ciao!